Buongiorno gente, o dovrei dire buonasera visto che sono le 6. Ma come mai sono in giro con la CB se ho una 4 cilindri fiammante che mi aspetta in garage? Principalmente per tre motivi. Motivo numero 1, non mi è ancora arrivato il foglio rosa nonostante mi sia iscritto in un'autoscuola già da più di 2 settimane e questo mi crea una rabbia incredibile. Motivo numero 2, non ho ancora venduto la CB. Quindi se state guardando questo video e siete interessati, iscrivetevelo. Motivo numero 3, è il 1º giugno e c'è il ponte, quindi non potevo non fare almeno un'uscita decente in moto. La destinazione di oggi è il Passo Maniva, dove cercherò un posto in cui campeggiare. E domani tornerò a casa passando dal Passo Croce Domini, quindi l'ultimo sterratino prima di abbandonarla. Vediamo come andrà. Sono partito da tre quarti d'ora, mi scappa già la pipì. Ci sono 26 gradi, si muore di caldo. Sto facendo la stessa identica strada che ho fatto all'inizio del Giro d'Italia. Non la vedevo da un bel po' questa strada. E non mi ricordavo fosse così bella, sinceramente. Qui è dove ho incontrato il tizio che suonava la batteria. Ciao, Tobelox! Località Do! Ma che bella la Valtrompia! Croce Domini chiuso. Porca, avrei dovuto pensarci a controllare l'apertura dei passi, porca vacca. Vabbè, magari domani la situazione cambia, o magari si riesce a passare lo stesso, come sul Gavia. Sono le 7, in teoria il sole tramonta verso le 9 e mezza, quindi dovrei avere ancora qualche ora di luce per cucinare e farmi la tenda. E per trovare un posto in cui mettere la tenda soprattutto. Wow, fico! Questo paesaggio parla da solo. Che figata! Direi che mi metto qua per fare una foto. Bello. Se ci fosse meno nuvoloso, penso che il paesaggio sarebbe ancora più mozzafiato di quanto già non lo sia. Beh, lì ci sono dei camper parcheggiati, quindi direi che è un buon posto in cui mettersi. Magari non davanti a loro. Chissà da dove vengono. Livello più sotto perché siamo più fichi e abbiamo più libertà di movimento. Tenda montata. Adesso si cucinano i noodles con Luke in videochiamata che però non mette la fotocamera. Perché sono nudo? Sei noodles. Secondo me il passo l'hanno. Cioè è rimasto lì il cartello del passo chiuso perché nessuno l'ha spostato dalla chiusura in verdade.
Area del campeggio sistemata, non ho lasciato in giro nulla e adesso lasciamo questo bel panorama in direzione Passo Croce Domini, che visto il gran numero di motociclisti che sono passati, immagino sia aperto. Speriamo bene, dai. Camper se ne sono già andati, ottimo, sono io il ritardatario, effettivamente sono quasi le 10. Strada chiusa a 150 metri. Qualcosa mi dice che il passo Croce Domini non è raggiungibile, ma noi ci proviamo lo stesso. Ah, bene. Bene, bene, bene. Odio fare la stessa identica strada. In un giro, non è più un giro, è un vado e torno. Beh, data la quantità di briciolino che c'è su questa discesa, direi che è come passare per il Croce Domini, dai. Vai. Wow. E finisce tutto dove è iniziato, sul lago di Iseo. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, condividi ed iscriviti al canale per non perderti i prossimi viaggi. Asfaltato, che bello! Che bello! Ah! Questa era una zona super dissestata con un sacco di dossi e briciolino. E finalmente l'hanno riasfaltata! Era ora! Erano anni che era distrutta questa strada. Anni! C'era bisogno di una pandemia globale per dargli il tempo di riasfaltarla.